Ragazzi, come state? Allora, questo è un video di aggiornamento perché in questo momento Bitcoin ha fatto dei break rilevanti per quanto riguarda dei livelli di resistenza e quindi invece del video che avevo preparato per oggi andiamo a fare degli aggiornamenti, degli update, anche perché il break in questione è molto rilevante, quindi se dovesse essere confermato nella giornata di oggi, venerdì 4 di febbraio in close daily, potrebbe essere il primo buy long dopo 3 mesi confermato sul grafico. Per quanto riguarda Bitcoin ed ETH, quindi andiamo oggi a fare un po' il punto della situazione, perché poi se aspetto magari lunedì per l'analisi, quella consueta, quella complessiva di tante cose, poi magari un po' il treno scappa, magari non lo sappiamo questo, però bisognerà andare a vedere. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Allora, qui ci sta sia che vi mostro questo BTC, che è un BTC Gold. Qualcuno di voi mi ha detto: Mauro, ma non è Gold questo? No, perché è sbiadito, ce l'ho da una vita. E poi vi mostro anche l'ETH regolato da Gianni. Ok, allora ragazzi, c'è un break in atto per quanto riguarda Bitcoin, che sia un break che dà il via a un nuovo trend di bull run, bla bla bla, assolutamente questa cosa non ne voglio parlare, soprattutto non è quello che vi sto dicendo in questo video, ma ci sono dei livelli che secondo me possono essere interessanti e questo livello di break può essere interessante. Adesso vi mostrerò a livello operativo quelle che sono delle situazioni che si stanno andando a verificare sia su Ethereum sia su BTC e secondo me possono essere prese in considerazione proprio a livello operativo. Ovviamente ragazzi, non sono consigli finanziari, non do consigli finanziari, quindi se anche queste cose dovessero andare a verificarsi dovremmo poi andare a vedere conferme eccetera, mettere stop e tutto quanto quello che ci aggrada, però è un primo segnale dopo mesi di sofferenza, quindi lasciatemelo dire, sono anche contento di farvi vedere questa cosa e sono insomma un po' emozionato perché dopo 3 mesi abbiamo un primo segnale long vero che non è neanche confermato. Adesso ragazzi, dovremmo attendere questa notte, però meglio di niente visto 3 mesi passati. Ci accontentiamo. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, chi non lo fa è un bruffaldino, come diceva la Jalapas, e passiamo sui grafici. Va bene ragazzi, allora siamo davanti alla piattaforma che sto utilizzando negli ultimi mesi per aggregare tutti i miei exchange ed operare in maniera semplice e più fluida sui mercati quando ci sono appunto questi momenti di pump, come appunto questo ragazzi, che è un momento veramente importante perché Bitcoin sta facendo un costrutto che dobbiamo tenere sotto controllo. Adesso vi mostro tutti i dettagli. La piattaforma è Atani ragazzi, la sto provando perché è assolutamente gratuita, quindi potete registrarvi ad Atani dal link che vi lascio in descrizione e provare questa piattaforma per fare i vostri trade assolutamente su tutti gli exchange da un'unica piattaforma, ed è free ragazzi, quindi va bene perché ci evita il problema dell'andare a caricare diversi utenti, diversi exchange qualora avete appunto più exchange, e poi soprattutto in alcune situazioni ragazzi, cioè non c'è la possibilità su un unico exchange di mettere ad esempio operazioni contrapposte. In questo caso si può fare perché posso andare magari a inserire un'operazione su un exchange e un'altra su un altro exchange con importi diversi per lo stesso identico sottostante, quindi in questo caso magari Bitcoin, e quindi Atani mi piace per questo. Ragazzi, vi lascio il link in descrizione, andiamo a vedere la questione grafica che sta disegnando Bitcoin e poi vi faccio vedere anche i classici grafici su TradingView, quelli su ETH. Allora ragazzi, la questione è qui. Per quanto riguarda questo break delle due medie mobili, sono le medie che io utilizzo quasi sempre per l'operatività su Bitcoin ed ETH di medio periodo, sono gli indicatori che io utilizzo per avere un segnale quando il mercato sta tentando un'inversione, soprattutto fin quando il mercato sta all'interno di queste due medie mobili, allora non c'è
Inversione di trend, facciamo un po', alziamo un po' il carattere. Mentre quando il mercato inizia a fuoriuscire da queste medie mobili, allora a quel punto potrebbe esserci un'inversione di trend di breve medio periodo per quanto riguarda il sottostante. Ora guardate un po' che cosa è successo per quanto riguarda Bitcoin. Dai massimi storici di Bitcoin segnati il novembre del 2021, 10 novembre 2021, a 69 circa K, è iniziato questo trend ribassista e in sostanza da qui in poi Bitcoin si è riportato al di sopra di queste medie soltanto in questo frangente, indicando che in pratica qui eravamo su una nuova struttura ciclica, probabilmente, ed è questo proprio la chiave un po' di lettura, ragazzi, di questo particolare momento. Probabilmente è stato chiuso un ciclo mensile nel giorno del 24 di gennaio, un ciclo mensile che probabilmente è iniziato qui intorno al 17 dicembre, quello del prezzo, eccolo qui, e si è andato a chiudere probabilmente in questa zona a 37, quindi il 24 a 37 giorni. Questa struttura di ciclo, ragazzi, può essere estremamente importante perché indicherebbe che da qui è iniziato un nuovo ciclo mensile. Ora, cantare vittoria e dire bene, dai, qui poi inversione totale, nuovo semestrale, questo è troppo presto, ragazzi. Però volevo darvi questa informazione oggi per farvi vedere proprio come il break, se confermato in daily, adesso vi faccio vedere anche dei livelli, quelli veri, diciamo, oltre al break delle medie, che sono da guardare per quanto riguarda Bitcoin, potrebbe essere interessante perché è veramente coincidente con la questione dell'inizio di un nuovo ciclo mensile e quindi potrebbe in effetti tentare di andare a costruire un nuovo mensile differente, di cui parleremo lunedì nel video di approfondimento, ma potrebbe iniziare a farlo già nella giornata di oggi e poi proseguire appunto nei prossimi giorni. A questo punto tutto questo ambaradam sarebbe spostato a fine mese di febbraio per avere una informazione più attendibile. Però su queste cose, ragazzi, sulla particolarità del momento ne parliamo lunedì, mentre qui c'è questo break dal punto di vista pratico, quindi operativo, delle medie mobili, che si può teoricamente anche tradare per un long, soprattutto importante su ETH e anche altre cripto, ragazzi, che io sto tenendo fortemente sotto controllo, tra le quali c'è per esempio Atom, di cui vi ho postato anche un'analisi importantissima sul canale Telegram ieri, ragazzi, quindi andate a iscrivervi al canale Telegram in descrizione, gratuito, ragazzi, perché sto postando le analisi, sto facendo questo esperimento. E anche lì siamo a breakout di un livello molto importante, magari ve lo faccio vedere. Allora, ritorniamo sul grafico. Questo livello da qui non è un semplice break, perché potrebbe anche essere coincidente con appunto l'inizio di una nuova struttura ciclica, e quando inizio una nuova struttura ciclica ovviamente i break sono più affidabili. È proprio per questo che in tal caso mi piace vedere questa cosa. Ora, qui il gioco non è finito, perché anche se il mercato sta iniziando questa fase, intanto lo sta facendo di venerdì, e questo significa che avremo il weekend, sabato e domenica davanti, quindi dove ci sono pochi operatori istituzionali, praticamente nessuno, quindi eventualmente quello che potrà succedere sabato e domenica potrà essere poi ritracciato la domenica notte e il lunedì mattina, perché si ci riallinea alla vera operatività, quella che avviene dal lunedì al venerdì. Quindi intanto siamo in questa parentesi, però spesso le cripto hanno poi esaltato determinati movimenti proprio nel weekend, e quindi in questo caso ho ritenuto importante indicarvi queste cose. Qual è il problema, ragazzi? Che fin tanto che non saliamo almeno di sopra di questo livello, in pratica non cambia moltissimo nel medio periodo. Nel breve questo è un tentativo di inversione di trend, appunto perché stiamo salendo sopra le medie mobili, ma siccome scendiamo da mesi, allora ci accontentiamo anche di questo. Però da un punto di vista pratico, solo un eventuale break di questa zona invertirebbe realmente questo trend ribassista di
disegnando la famosa U di inversione o V di inversione, a seconda di quale lettera vi piace di più, ragazzi. Però ci accontentiamo di questa cosa perché è sicuramente a tempo col mercato, perché potrebbe iniziare questa fase. Io mi aspettavo anche una fase di ribasso entro fine mese, entro il 7 di febbraio. In realtà poi da qui sono giorni che vi dico e vi accenno sulla possibilità che il mercato stia facendo il furbetto, proprio perché mi ero accorto di alcune situazioni, ve l'ho anche indicati nell'ultima live, proprio per mettervi un po' allerta, e oggi vi confermo questa cosa. Allora, andiamo poi a vedere quindi questo dal punto di vista di breve periodo, sta facendo questa inversione. Tutta quest'area però è anche un'area di pullback, quindi dove è adesso, in questo momento ci sono i minimi precedenti di questo movimento, quindi fin tanto che non supera di slancio almeno i 40k e si posiziona qua all'interno, non possiamo, diciamo, cantare vittoria almeno nel breve. Però poi dal punto di vista operativo, ragazzi, andare a comprare molto in alto diventa complesso, quindi è giusto magari un po' tirar fuori quelli che sono i vostri utensili, tirare fuori quelle che sono le vostre tecniche di trading, andare magari a cercare di prendere il toro dalle corna prima che magari vada a partire. Volevo farvi vedere anche la questione legata un po' ad Ethereum, ragazzi. Intanto qui ci sono 2000, intanto questi li tolgo altrimenti ci confondono. Ok, ragazzi, andiamo a vedere ETH più forte, poco più forte di BTC, stessa identica questione legata al break in questo punto. Allora, ragazzi, per quanto riguarda ETH, dobbiamo stare fortemente attenti perché c'è una questione da andare a visualizzare. È più volatile di Bitcoin, quindi questo cosa indica in pratica? Indica che questi livelli di medie sono sì validi, però vedete come spesso ETH li ha breccati proprio per via del fatto che è più volatile, quindi può salire in effetti al di sopra di queste due medie in maniera abbastanza semplice rispetto a BTC, quindi fate attenzione anche a questo, fermo restando che anche nella questione di ETH con molta probabilità siamo in un nuovo ciclo mensile, quindi ci può stare questa fase di rimbalzo. Vi ho già inserito a 2009 quello che è il livello di resistenza principale in questo momento, e mentre il livello vero di inversione avviene a 3.400 o 3.450, 3.500, quindi in questa area qui, ragazzi. Perciò anche nel caso di ETH veramente molto distante, però ragazzi è una buona reazione, soprattutto dopo un trend di questa levatura, soprattutto perché vi faccio vedere anche la trend line per gli amanti della trend line. Questa va disegnata più o meno in questo modo e vi faccio vedere come siamo a cavallo di questa trend line. Dovesse breccare appunto, vedete, questa zona estremamente rilevante di ETH, dovesse breccarla, io sono convinto che può tranquillamente posizionarsi qui in mezzo tra 3.500 e 3.000 per i prossimi giorni, quindi potrebbe essere, perché no, una buona possibilità di ingresso. Ovviamente vedete com'è difficile questo livello di resistenza anche per Ethereum, quindi fate molta attenzione. Come vi sto dicendo, non sono così finanziari assolutamente, e sono importantissimi da andare è importante, diciamo, di andare a inserire queste operazioni con le dovute cautele, stop loss, tutto il resto. Non do così finanziari, se non sapete cosa fate, attenzione ragazzi, studiate prima, che è fondamentale questa cosa. Andiamo a vedere poi Atom, perché vi faccio vedere invece la barra di congestione su Atom sul grafico a 4 ore. È quello che vi ho condiviso sul canale Telegram nella giornata di ieri, perché questo è un pattern di inversione di breve molto comune e anche molto significativo, che è stato validato teoricamente pochi minuti fa, poche ore fa. Ora, questo è un grafico a 4 ore, quindi estremamente di più volatile di breve periodo, quindi vale per qualche giorno, massimo un paio di settimane, ragazzi. Qui siamo anche qui in una trend line che è stata breccata, c'è stato fatto il pullback della trend line su questi livelli delle medie e poi è partito. Come vedete, per esempio, nel caso di Atom, le medie in questione che stiamo utilizzando sul grafico sempre 1G, ve le faccio vedere, sono molto distanti
avanti, quindi nel caso in cui siate long su Atom, avete preso una posizione long su Atom, ricordatevi che è solo un'operazione di breve come quella che vi ho descritto ieri nel canale Telegram, perché ancora per il medio periodo invece è molto lontano ai break very rispetto a quello che sta facendo BTC ed ETH, perché è lontano dalle due medie, ragazzi. Guardate qui quanto dista, anche la volatilità insomma è immensa di questi tipi di criptovalute, quindi bisogna stare molto attenti. Però nulla vieta, con un break del genere, magari se ce la farà, di spostarsi magari, perché no, in questa zona e poi tentare di invertire. Vedete come ha fatto qui l'inversione e poi si è riportato su un nuovo trend. È vero che stiamo parlando di trading, ragazzi, però vi faccio capire, da qui a qui ci sono 60 punti percentuali, che nel caso delle cripto è trading su una criptovaluta come Atom, ma nel caso dei investitori classici sarebbe praticamente il rendimento di 2-3 anni. Va bene, ragazzi, allora per oggi è tutto. Vi ho fatto vedere queste operazioni su Bitcoin. Atani, vi lascio il link in descrizione se la volete provare, questa piattaforma che vi permette di fare tutti questi smanetti su più exchange. E detto tutto, noi ci riaggiorniamo lunedì, vediamo se ce la farà Bitcoin prima sostanziale possibilità di andare su. Ovviamente deve chiudere questa notte sopra quei livelli, breccare quelle due medie mobili che vi ho fatto vedere, e speriamo appunto ci riesca, ragazzi. Potrebbe essere una un primo passettino, un primo gradino per iniziare un nuovo tipo di trend di cui poi parleremo nella prossima settimana. Buon weekend a tutti, ciao ragazzi.